L'amore sarà sempre vittorioso. L'amore può tutto. Ecco la parola giusta. Non la violenza può tutto, ma l'amore può tutto. Domandiamo al Signore la grazia che una nuova andata di amore verso il prossimo pervada questo povero mondo. Queste parole che egli aveva pronunciate nell'ultimo discorso domenicale, il 24 settembre, costituiscono quasi il suo testamento spirituale, il significato più profondo di tutta la sua vita di sacerdote, vescovo, patriarca e pontefice. L'amore può tutto, è sempre vittorioso, anche di fronte alle leggi inesorabili del tempo e della morte. Il Signore ha tanto raccomandato, siate umili, anche se avete fatto delle grandi cose, dite, siamo servi inutili. Invece la tendenza in noi tutti è piuttosto al contrario, metterci in mostra. L'umiltà può essere considerata il suo testamento spirituale. Grazie proprio a questa sua virtù bastarono 33 giorni perché Papa Luciani entrasse nel cuore della gente. Nei discorsi usava esempi tratti da fatti di vita concreta, dai suoi ricordi di famiglia e della saggezza popolare. Facciamo tesoro del suo esempio, impegnandoci a coltivare la sua stessa umiltà che lo rese capace di parlare a tutti, specialmente ai piccoli e ai cosiddetti lontani. Signore ha detto a tutti i cristiani, voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra, diventate perfetti come è perfetto il Padre mio che è nei cieli, quindi mai fermarsi, progredire con l'aiuto di Dio, nell'amore di Dio. D'accordo?